Si avvia verso la conclusione il lavoro degli ispettori inviati dal ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi all'Istituto Valentini Maiorana di Castrolibero per accertare se la scuola abbia adottato i comportamenti stabiliti dalla legge dopo che una studentessa aveva riferito di essere stata molestata da un professore. Il docente intanto è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica che ha avviato un'inchiesta sui presunti fatti accaduti nell'istituto. Nel fascicolo sono state inserite le denunce presentate contro il docente dalla studentessa che avrebbe subito le molestie e da un'altra ragazza già diplomata che sarebbe stata oggetto alcuni anni fa di avance da parte dello stesso professore. Gli ispettori avranno 10 giorni di tempo per presentare la loro relazione al ministro Bianchi sull'esito degli accertamenti effettuati. Sarà poi Bianchi ad assumere i provvedimenti del caso. Intanto, nel corso della riunione del Collegio dei Docenti, alcuni professori avrebbero chiesto al dirigente scolastico Yolanda Maletta di fare un passo indietro per il bene della comunità. Probabilmente, penso anche che qualcosa non ha funzionato in quel patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia che ormai rappresenta un patrimonio della legislazione italiana. Una persona che in questi anni gli ha espresso anche stima, nel 2018, è una funzionaria che ha sempre lavorato bene. Il tema però adesso è che lei è diventato un oggettivo problema, è un oggettivo ostacolo al ripristino di una normalità. Bisogna spegnere i riflettori su questa scuola, bisogna tornare a fare scuola e se non si rende conto che non si mette in campo un elemento interruttivo di questa vicenda, noi la questione non la recupereremo mai più. Intanto sono risultati positivi al Covid-19 alcuni degli studenti che stanno occupando la scuola. I ragazzi, di cui è stata accertata la positività, sono andati in quarantena e sono stati già sostituiti da altri compagni di scuola che manterranno il presidio notturno dell'istituto scolastico.